Se vogliamo accomodarci, proviamo a cominciare. Buonasera a tutti e benvenuti al Premio Italia Informa 2021. grazie per essere qui in presenza, e lo aspettavamo da tanto e finalmente ci siamo riusciti. Io direi che il miglior benvenuto lo vediamo con un video. La regia lo può far partire, grazie. Wow, che emozione, che enfasi. Con la stessa enfasi vorrei introdurre la mia amica Germana Loizzi, editrice di Italia Informa, che ci ospita qui stasera. Bene, grazie Andrea Colucci, membro del Comitato Scientifico di Italia Informa, carissimo amico mio e della redazione di Italia Informa. Grazie Andrea. Grazie a te. Che emozione, una grande emozione, perché come diceva Andrea, siamo in presenza, molti volti con cui ho parlato al telefono, in video, e oggi sono qui. E quindi è veramente una grande gioia avervi qui in presenza. Il paese in questi ultimi due anni ha vissuto dei momenti drammatici, ma questo non ci ha fermato e oggi siamo qui davanti a un uditorio che regala a me e alla redazione di Italia Informa la certezza che i nostri sacrifici non sono stati vani. Che cos'è il Premio Italia Informa? Il Premio Italia Informa è un riconoscimento, non solo un riconoscimento, a chi nella sua persona
rappresenta preparazione, cultura d'impresa, la capacità di saper guardare oltre il momentum. Vuole essere soprattutto un ringraziamento a chi non ha mai fatto mancare al suo paese il suo contributo durante la pandemia. La macchina produttiva italiana ha ripreso a camminare, talvolta anche a correre, ma certamente il cammino è ancora lungo e non può prescindere dall'impegno di tutti. Soprattutto, credo lo dobbiamo ai nostri giovani, i quali hanno bisogno non più di speranze, ma di certezze. Anche perché dobbiamo allontanarli dal pericolo di non credere più nella comunità nazionale e soprattutto di non credere in loro stessi. Siamo convinti che queste certezze siano rappresentate da coloro che stasera riceveranno un riconoscimento che non è solo personale, ma il cui significato può essere esteso anche alle realtà economiche, finanziarie e industriali che si rappresentano. Il motto di quest'anno dice questo: chi pensa positivo vede l'invisibile, sente l'intangibile e raggiunge l'impossibile. Allora, chi ha scritto queste parole si chiamava Winston Churchill, che sapete è stato un eroe della Seconda Guerra Mondiale e che vedeva nell'ottimismo e quindi nel pensiero positivo non soltanto una virtù, ma una vera e propria fonte di forza. Lui sosteneva che il pessimista vede difficoltà insormontabili in ogni opportunità che gli si prospetti, mentre un ottimista vede delle opportunità in ogni difficoltà. Ecco, io credo che questo sia verissimo. Penso che il pensiero positivo, l'ottimismo, come volete chiamarlo, dovrebbe essere un vero e proprio stile di vita. Perché guardare una situazione da una prospettiva diversa, anche opposta, io penso che possa fare davvero la differenza. Questo non solo nel lavoro, ma nella vita di tutti i giorni. E immagino, insomma, penso che in questo momento storico di ottimismo ne abbiamo davvero tutti molto bisogno. Comunque, io ho finito il mio discorso, non voglio annoiarvi, quindi diamo inizio alla premiazione che deve essere una festa e quindi spero possiate anche divertirvi. Allora, diamo inizio senza indugio. Brava Giordana. Alle premiazioni, il programma è denso di appuntamenti e di sorprese, quindi devo dire due cose e le dico in anticipo. La prima, sì, vogliamo scusarci con le personalità che premiamo e con le loro organizzazioni per la sintesi con cui descriviamo persone e organizzazioni, ma realmente ci sono tante cose e abbiamo provato a stringere. La seconda cosa invece è una novità rispetto all'ultima volta che ci siamo visti insieme, è che la motivazione del premio la leggeranno i membri del Comitato Scientifico di Italia Informa, che nel frattempo si è arricchito di tanti amici, sì, e quindi ci piaceva condividere questa bella festa con tutti quanti. E direi che cominciamo col botto, come si dice in gergo. Un premio importante, sì, un premio alla carriera, premio al dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato e presidente di Fincantieri. Cavaliere del Lavoro, Cavaliere della Legion d'Onore francese, membro del Consiglio Generale di Confindustria, Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Nord-Est, dal 2002 amministratore delegato di Fincantieri, tra i più importanti complessi cantieristici italiani, a livello globale e a livello mondiale. Un curriculum lunghissimo e quindi io mi sono scusato prima per la sintesi, non lo faccio più. Non c'era tempo. Sì, io intanto devo ringraziare Germana, che è nostra azionista e che quindi ogni assemblea che presentiamo il bilancio, quest'anno sarà un bilancio molto bello. Ecco, lo dico subito. Oggi abbiamo fatto consiglio approvato la trimestrale, i primi 9 mesi, abbiamo una crescita dei ricavi del 28% e di EBITDA del 65%. Quindi, io, se mi permette, avrei una domanda da porle. Premio alla carriera. Qual è stato l'insegnamento più importante che ha tratto da anni di attività professionale ad alto livello,
e che cosa rappresenta oggi Fincantieri per il sistema paese. Infine, come definirebbe la nuova Fincantieri che lei ha plasmato? Allora, intanto vorrei capire a quale carriera si riferisce, se alla passata o alla futura, perché di solito i premi alla carriera sono alla fine della carriera. Io ancora, dicevo col professor Savona, ce ne vorremmo andare, però vorremmo pure lasciare in mani sicure quello che abbiamo, ognuno di noi, fatto nella vita. Allora, che cos'è? Che cosa abbiamo fatto? Quali sono gli insegnamenti di una vita? Ho fatto recentemente, in occasione di un premio in America, e ho detto quali erano le direttrici della mia vita. Fiducia, famiglia e affari, business. Queste sono le mie passioni. A questo ho dedicato una vita ormai di lavoro lunghissima, di cui a gennaio faccio 41 anni di posizione apicale, che ho maturato, credo, un'esperienza molto... Eppure l'ho fatto sempre con uno spirito che guarda al futuro, senza ottimismo e senza pessimismo, senza essere presi, abbiamo attraversato tante crisi, ecco, ma senza essere presi allo sconforto, ma guardare avanti. Questa è, a mio avviso, in tutte le attività umane. Cioè, se l'uomo non avesse pensato al futuro, noi saremmo ancora nelle caverne. Ecco, quindi non tutti lo capiscono, questo fatto qui. E allora, quello che noi abbiamo fatto di un'azienda che negli anni 90, quando c'è stata un po' la fine delle partecipazioni statali, un nuovo mondo che si presentava, era un settore che era ritenuto maturo e che doveva essere chiuso. Io ho lavorato, credo, anche abbastanza bene in Finmeccanica, poi le vicissitudini che sono spesso un po' strane nel paese, pensavo di dover continuare perché avevo in mente di fare tante cose. E invece ci va alla Fincantieri, tanto per capirci, lo dico, turatevi le orecchie, ragazzi. Al paese mio, un paese piccolo della Calabria, quando c'è un casino si dice un cantiere. questa era la mia visione. E poi invece, andando lì, ho visto che non era non solo un'azienda da chiudere, ma è un'azienda che si poteva rilanciare. E guardando al futuro ho capito che, insomma, i settori in cui eravamo presenti richiedevano intanto tanta capacità tecnologica nel fare le navi, che noi poi nel tempo abbiamo arricchito, ovviamente. E richiedevano anche una grande capacità organizzativa. E lì credo che anche la mia esperienza sia stata in qualche modo decisiva a indirizzare tutto il personale a pensare. Ecco, una delle cose è che se vuoi diventare grande, aggiungo a quello che diceva Churchill, devi pensare in grande. Se non hai la capacità di pensare in grande, e non è una spocchia o un'arroganza, lo sarebbe se non ci fosse il pensiero. Molte non ce l'hanno e pensano e fanno, e quindi sono solo arroganti. Ecco, invece pensare in grande per fare cose in grande. E allora di una piccola azienda ne abbiamo fatto una importante. Insomma, noi quest'anno rispetto al 2002, quando sono arrivato io, triplicheremo i ricavi, la redditività non ne parliamo. Abbiamo programmi futuri, poi qualche cosa vi diremo anche l'assemblea, che ci danno una capacità, una possibilità di crescita per i prossimi anni, fino al 25, almeno il 10% all'anno. Quindi diventeremo sempre più grandi e sempre più incorporeremo nuove tecnologie, un po' sviluppate da noi, un po' raccolte con altri operatori. Ecco, quello che vorrei dire è che fare una nave
è una delle cose più complesse che esista al mondo. Il prodotto è complesso, il processo è altrettanto complesso. Devi essere competitivo, devi rispettare i tempi di consegna e devi essere anche un po' italiano, creativo, perché noi abbiamo, quando sono arrivato io, avevamo un solo cliente sulle crociere, ora ce ne abbiamo 15, tutti i clienti del mondo, e ognuno diamo la nave che vuole, e no, è uno dei motivi di orgoglio che ho di più è quello di che nessuno ha detto tu hai copiato la nave del mio concorrente. Ecco. Allora tutto questo richiede molta applicazione e richiede anche la capacità, dico io, di infondere nel personale l'orgoglio di appartenere a un'azienda, perché costruire una nave militare ancora di più, ma la nave da crociera ci va dai 3-4 anni. Allora, se ogni 3 anni cambiate l'amministratore delegato, quello manco la vede la nave che deve consegnare. Capito? E per fare un direttore del cantiere ci vogliono 20 anni. Allora, perché per fare amministratore delegato bastano 3 anni e si raccoglie sul mercato così dove lo trovi? La risposta è anche che purtroppo il nostro paese, che ha delle eccellenze mondiali veramente di primissimo livello, e purtroppo non ha un'industria di grande dimensione altrettanto importante, il che ostacola la crescita dei manager. E quindi manager di alto livello nell'industria ce l'abbiamo per fortuna nostra pochi. Questo, vabbè, facciamo di necessità virtù, come si dice. Pochi ma buoni. Grazie, grazie tanto. Ecco, io però vorrei chiudere con una cosa. Sì, prego. Perché pochi lo ricordano, anche i media non danno tanto. Questo anno è l'anno in cui cade il 700° anniversario della morte di Dante. Ora, Dante per noi non solo ha inventato la lingua, ma è stato quello che in qualche modo ha prefigurato l'unità d'Italia. Insomma, basta ricordare i versi di Virgilio sull'Italia di allora. Però mi piace dirlo, in un momento in cui c'è una drammatica crisi nel mondo e c'è una drammatica crisi in Italia, che io credo in parte derivi da una drammatica crisi di cultura. Cioè la cultura nel mondo non ha seguito quelli che erano i progressi scientifici e i progressi economici, e quindi rischia di trasformare questi progressi in grandi disastri anche sociali. E i versi che voglio citare di Dante, ricordandolo, sono quelli che Ulisse disse ai suoi compagni di viaggio, che quando dovevano attraversare le colonne d'Ercole non lo volevano fare, quindi lo trattenevano. E lui disse: considerate la vostra semenza, cioè la vostra natura, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Carissime, vacciniamoci. Grazie. Grazie, grazie, grazie tanto. Allora, prima di consegnare il premio, chiederei a Cecilia Ferranti di leggere la motivazione. Sì. Il premio Italia Informa 2021 a Giuseppe Bono per aver sempre dimostrato sul campo, nella sua lunga e prestigiosa carriera di manager, una straordinaria capacità di visione applicata in tutte le fasi della sua vita professionale, così come la vocazione a saper coniugare gli interessi delle realtà imprenditoriali in cui ha svolto la sua attività con gli interessi più generali del Paese. Grazie alle sue riconosciute capacità manageriali e umane, che si fondono con una profonda cultura, ha portato la cantieristica italiana ai livelli di eccellenza e quindi ad essere riconosciuta come ammirato modello a livello globale. Grazie. Grazie.
Grazie. Onorata di averla qui, veramente. Grazie. Insieme. Grazie. Arrivederci allora. Ci vediamo qualche giorno. Certo. Assolutamente. A presto allora, arrivederci. Grazie, arrivederci, Dino. Grazie. Allora, andiamo avanti col secondo premiato, sì, che è Alberto Galassi, l'amministratore delegato di Ferretti Group, che però è influenzato e quindi si collega con noi da remoto. Però non volevamo perdere la chance, vale, sì, lo stesso. Assolutamente, quindi insomma... Ci date il collegamento? Tentiamo questo collegamento, speriamo di riuscire. Ecco. Allora, Ferretti Group è leader nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore da diporto di lusso, con un portafoglio di 7 marchi prestigiosi ed esclusivi, tra i quali si annoverano alcuni dei più famosi come Ferretti Yacht, Custom Line e Riva, che nel 2022 compirà ben 180 anni di storia. È il gruppo italiano riconosciuto nel mondo come ambasciatore di cultura nautica. Benissimo, allora buonasera Avvocato Galassi e benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e perdonatemi ma non ho più il fisico. Io quando vedo il mio amico Giuseppe Bono in forma come lo vedo così stasera mi rendo conto che io non appartengo a quella generazione che ha fatto l'Italia e si vede perché mi prendo l'influenza quando non dovrei. Per fortuna non è Covid, essendo io un vaccino activist, credo di averne 4 in qualche modo, quindi non è quello. Scusatemi, perdonatemi. Devo imparare dal maestro, non c'è niente da fare. No, noi invece la ringraziamo perché sappiamo appunto che era influenzato e quindi insomma la sua presenza anche tramite video comunque ci fa molto molto piacere. E noi avevamo preparato una domanda da porle, quindi io se me lo consente le farei una breve domanda. Allora, nel 2021 per Ferretti Group si annuncia un anno record sotto tutti i punti di vista. Quali sono oggi gli elementi chiave che fanno il successo in un mondo così competitivo e complesso come quello della nautica e quali invece i rischi da evitare? Allora, le confermo che è un anno incredibilmente importante e di grande inaspettato per certi aspetti successo. Noi cresceremo del circa il 40% di fatturato e il 60% di EBITDA. Sentire prima i numeri di Fincantieri sono una conferma, ci sono alcuni settori che sono più privilegiati di altri e forse hanno saputo cogliere meglio le aspettative del mercato. Quali sono gli elementi chiave del successo? Beh, uno è sempre quello, bisogna lavorare più degli altri, bisogna innovare e non smettere mai di innovare, perché se ti siedi su un prodotto vincente, il prodotto invecchia, devi avere persone più brave di te che lavorano con te, perché da soli non si va da nessuna parte, noi non siamo tantissime, ma siamo 1600 nel mondo e le posso assicurare. Ci sono talenti eccezionali che vanno nella stessa direzione. Il prodotto deve essere al centro di tutto, cioè le aziende sono importanti quanti prodotti che costruiscono. E le posso dire un'altra cosa, che se mi è permesso, sui rischi: noi dobbiamo stare tutti molto attenti a mantenere il nostro settore un settore sostenibile. Siamo stati i primi come Ferretti S.p.A. a fare un bilancio di sostenibilità nella nautica, un rischio che corriamo è di essere percepiti come non siamo, un rischio che dobbiamo togliere dal tavolo è la possibilità di venire tacciati o criticati, ma dietro la nautica, la diporto, non c'è lusso, ci sono tante tecnologie, credo che ci siano 5 miliardi di PIL italiano, nulla rispetto a Fincantieri, ma insieme diciamo che facciamo tanto di quanto il nostro paese esporta. Noi, come dicevo, siamo 1600 più 2500 famiglie che fanno di indotto. Bisogna stare molto attenti a utilizzare materiali di un certo tipo, stare molto attenti a mettere motori di nuova generazione, come stiamo facendo tipo con Rolls-Royce, un ibrido che fa per noi, Rolls-Royce tramite MTU. È complicata, perché essere percepiti dalla parte sbagliata della lavagna è piuttosto semplice. Questo è un rischio che io personalmente vedo. Poi, ripeto, abbiamo una straordinaria capacità da italiani, dove forse non siamo perfetti ma siamo meravigliosi e quindi i nostri prodotti sono bellissimi e ci facciamo apprezzare in tutto il mondo.
onestamente io non so se merito questo premio, anzi ritengo proprio di non meritarlo visto che l'ha preso prima di me, e però non posso che ringraziarvi, io non posso che ringraziare il presidente Forlani per aver pensato a me, non posso che ringraziare la vostra meravigliosa rivista sia quotidiano che online, e mi fa molto piacere che la Onlus Vivere Vite Senza Paura ne partecipi o abbia qualche beneficio da questa vostra organizzazione. Io non ho molto da rubare all'attenzione dei presenti, se non un misero ringraziamento, un chiedere venia per non essere lì in presenza e farvi i complimenti. Però da umile secondo, dietro un fenomeno che ho detto prima, una cosa eccezionalmente vera. Ascoltatelo Bono quando dice che la continuità è fondamentale. Perché io per capire la Ferretti, e sono qui da 7 anni, ce ne ho messi 2, se fosse andato via al 3° anno probabilmente questa storia non avrebbe avuto la stessa epilogo. Quindi complimenti anche per la scelta dei premiati alla carriera, che spero duri 30 anni in più. Grazie, grazie avvocato. Buon lavoro a tutti. Grazie. Dottor Galassi, noi le consegniamo virtualmente il premio. Prima Renato Vichi legge la motivazione. Allora, conferiamo il premio Italia in Forma 2021 ad Alberto Galassi per aver dimostrato sul campo spiccate doti manageriali grazie alle quali ha saputo cogliere per tempo le tendenze e le trasformazioni del mercato, intuendo i trend sociali e culturali in atto e sapendo anche impostare azioni efficaci di resilienza nei momenti di debolezza e crisi del mercato, reagendo con strategie industriali lungimiranti che hanno permesso di cogliere le opportunità nascoste e portare quindi a nuovi brillanti successi le imprese in cui è stato impegnato. Complimenti. Bene. Grazie mille. Bene. Non credo di meritarlo però, grazie ancora. Allora io chiamerei il dottor Enrico Sgarbi, che è responsabile della comunicazione di Ferretti Group, a ritirare il premio per l'avvocato Alberto Galassi. Grazie. 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 Complimenti Enrico, grazie mille. Magari riusciamo a fare la foto con anche l'avvocato Galassi in sfondo. Grazie. Grazie. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Adesso premiamo Roberto Basso. Premiamo Roberto Basso, che prego di accomodarsi. Roberto Basso è il direttore External Affairs and Sustainability di Wind 3, un gruppo nato 5 anni fa dalla fusione tra il gruppo Wind e il gruppo H3G. L'azienda opera attraverso brand commerciali Wind 3 e Wind 3 Business. Oggi è uno degli operatori leader nelle telecomunicazioni, evidentemente. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao, ciao Andrea, ciao Fabiano, buonasera a tutti, grazie. Ben arrivato, allora. Roberto, io ti faccio subito una domanda. Allora, ci diamo del tu perché tanto ci conosciamo. Volentieri. Benissimo. Allora, le tue esperienze professionali, oltre ad essere qualificatissime, hanno spaziato dalla comunicazione pubblica istituzionale a quella corporate, comprendendo anche le relazioni esterne. Quali caratteristiche, a tuo parere, deve avere un rapporto corretto tra imprese o comunque portatori di interesse e policy makers? Beh, la risposta breve è che bisogna partire dalla scelta degli interlocutori e bisogna stare sempre tra persone per bene. Però anche una risposta semplicistica. C'è in realtà una risposta strutturale, perché oggi nessuna azienda può prosperare, può sopravvivere, se non riesce a conciliare gli interessi privati degli azionisti con l'interesse generale, l'interesse più vasto della società, o almeno di un grande numero di stakeholder. La storia di queste settimane ci dimostra quanto intensa sia la pressione perché chiunque nel pubblico e nel privato si muova per cercare di far convergere interessi diversi nell'interesse del pianeta. Siamo innanzitutto abitanti di questo pianeta, dobbiamo preservarlo, e possiamo farlo contribuendo a generare un impatto positivo sulla nostra società e sul nostro ambiente. Partendo da questi presupposti, l'interlocuzione tra il privato e il pubblico, tra l'azienda e il policy maker, può nascere nel modo migliore e può produrre migliori risultati.
Benissimo, ti ringrazio, grazie, Roberto. Grazie. Chiederei come sempre a Nicola Suk di leggere la motivazione del premio di Roberto prima di consegnarglielo. Conferiamo il premio Italia Informa 2021 a Roberto Basso per aver portato nella sua attività di direttore External Affairs and Sustainability di Wind Tre una visione ampia, approfondita e articolata, frutto di una vastità di esperienze professionali di alto livello sia nel pubblico che nel privato, e per aver mostrato capacità di comunicazione chiara, deontologicamente corretta, consapevole e coinvolgente, tesa anche nel campo della sostenibilità all'organizzazione di comportamenti individuali coerenti con l'obiettivo di incrementare costantemente l'ecosistema sostenibile, ambientale, economico e sociale. Grazie. Grazie Roberto. Grazie a voi, grazie a Italia Informa e grazie al Comitato Scientifico. Benissimo. Andiamo avanti. Pregherei il dottor Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di MQ Italia, di essere qui con noi. Buonasera. Grazie. Buonasera. Con i suoi quattro marchi, BMW, Mini, Rolls-Royce e BMW Moto, BMW Group è un costruttore leader mondiale di auto e moto premium. È l'azienda automobilistica più sostenibile nel mondo. Quindi questa è una grossa responsabilità. Lo è. Allora, io ti faccio subito una domanda. Allora, quali le prospettive nel breve e nel medio periodo del settore automotive in Italia e la performance di BMW? E che cosa rappresenta la sostenibilità per BMW? Allora, innanzitutto buonasera e grazie. È davvero un grandissimo piacere personale e professionale quindi essere qui e condividere anche con i colleghi a distanza questo premio. Questa è una fase di profonda trasformazione per il mercato automotive, non solo per il mercato automotive, ma io parlo del mercato automotive in Italia. È una fase di trasformazione che ci vede estremamente competitivi, che vede il gruppo BMW con tutti i suoi brand guadagnare quote di mercato verso nel 2020 e nel 2021 verso gli anni precedenti, nonostante ci siano state delle variabili esterne diciamo inaspettate. Siamo quindi in una fase di trasformazione e ci stiamo allenando per diventare ambidestri, quindi avere un approccio duale. Vuol dire che vogliamo gestire la fase di transizione, quindi contribuire alla decarbonizzazione del mercato Italia da subito con l'offerta della nostra tecnologia a propulsione tradizionale con diciamo efficienti motori Euro 6 che rappresentano una proposta perfetta per sostituire il parco circolante italiano Euro 0, 1, 2, 3 che è costituito per il 56% da auto altamente inquinanti e dall'altra parte siamo coinvolti in maniera davvero entusiastica nel processo di elettrificare le nostre gamme. Siamo partiti prima degli altri, siamo partiti nel 1973 con le prime automobili elettriche, abbiamo rinnovato questo impegno lanciando sul mercato nel 2013 la prima auto premium elettrica, abbiamo già oggi 5 automobili elettriche in gamma con uno sviluppo che ci vedrà nei prossimi anni traguardare, abbiamo una previsione di vendere 10 milioni di automobili elettriche entro il 2030. Quindi la strada è tracciata. Per raggiungere questo obiettivo, che è la piena sostenibilità, quindi l'azzeramento delle emissioni, perché non può esserci premium senza sostenibilità, abbiamo però bisogno di un alleato speciale, le infrastrutture. Quindi il governo, con il piano di ripartenza e resilienza, ha messo giù un piano veramente concreto, di grandissima competenza, di grande sostanza, siamo assolutamente allineati, occorre oggi condividere anche il criterio dell'urgenza, realizzare subito quelle infrastrutture che consentiranno di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Noi ci siamo e per noi non può esserci premium senza sostenibilità. Benissimo, grazie. 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 Parole condivisibili, le farei arrivare a Glasgow. Allora, chiederei a Ludovico Fois di leggere la motivazione del premio prima di consegnarlo. Conferiamo il premio Italia Informa 2021 a Massimiliano Di Silvestre per le capacità manageriali e di visione che ha mostrato operando ai massimi livelli del gruppo BMW Italia,
di cui è presidente e amministratore delegato, cogliendo perfettamente il cambio di prospettive in corso nel settore automotive e spingendo verso un approccio più innovativo al mercato, mostrando al contempo concretamente un forte impegno nel campo della sostenibilità sociale e ambientale. Complimenti. Grazie, grazie di cuore. Grazie. 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 Di nuovo. Bene, allora andiamo avanti e chiamerei qui sul palco la dottoressa Alessandra Gritti, vicepresidente e amministratore delegato di Tamburi Investment Partner. Public company quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, è il più grande network di imprenditori italiani uniti da un progetto comune di investment e merchant banking. Ben arrivata. Buonasera. Buonasera. Grazie. Buonasera. Io avrei una domanda per lei, dottoressa. Mi piacerebbe sapere quali sono i criteri con cui Tamburi seleziona le aziende su cui investire e quanto pesa la sostenibilità? Parlavamo di sostenibilità prima, quanto pesa la sostenibilità nelle vostre valutazioni? Allora, noi diciamo che selezioniamo i leader, quindi quello che noi cerchiamo sono dei leader con un buon team, indipendentemente dal settore al quale appartengono e che abbiano una visione. Parlavamo di visione e di lungimiranza e questo è l'aspetto che noi abbiamo sempre guardato e abbiamo supportato. E le nostre aziende, oggi sono 25 nel nostro portafoglio, lo rispettano completamente. Sono le cosiddette multinazionali che noi abbiamo chiamato tascabili e che oggi si distinguono per risultati, devo dire, di estrema eccellenza. Veniamo anche noi dalla nostra novestrale, i risultati delle partecipate vanno al di là dell'incredibile. Sostenibilità. La leadership si accompagna necessariamente con un tema di sostenibilità e che onestamente nei nostri leader italiani data da tanto tempo. Penso che dobbiamo essere fieri perché è un aspetto sul quale secondo me noi ogni tanto abbiamo un po' dell'understatement, è il fatto che abbiamo tanti leader che coprono tutte e tre le anime, quindi non solo la parte environmental che oggi è quella sulla quale c'è un focus, ma anche la parte sociale e la parte di governance in maniera eccellente. Ci siamo dati degli obiettivi altissimi, secondo me oggi l'Italia, anche delle quotate, ha uno standard elevatissimo, molto più elevato di quello delle società americane che conosciamo molto bene, per cui non possiamo che essere fieri. Tutto questo è sul lungo periodo un obiettivo di continuare a supportare l'eccellenza. Benissimo. Benissimo. Sono parole confortanti. Grazie, dottoressa. Allora, chiamo Renato Vichi, che è già sul podio, per leggere la motivazione della dottoressa Gritti. Conferiamo il premio Italia Informa 2021 ad Alessandra Gritti per aver dimostrato nella sua lunga carriera di essere una guida intelligente, aperta, lungimirante e accorta e per avere in qualità di cofondatrice, amministratore delegato e vicepresidente fatto diventare la Tamburi Investment Partners il più grande network privato di investimenti italiano ed eccellenza anche nel merger ed acquisition, caratterizzando la società con un portafoglio di investimenti formato da aziende eccellenti, leader nei rispettivi settori. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie. Congratulazioni. Grazie. Prego. Benissimo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì. Chiamerei il dottor Stefano Lado, presidente di Banco Desio e della Brianza. Buonasera.
Dal 1909, Banco Desio e le aziende del gruppo assistono le famiglie, le imprese nella soluzione dei problemi di finanziamento e di investimento, di assicurazione e previdenza, garantendo consulenza, un rapporto personalizzato, rapidità ed efficienza, qualità e valore del servizio. Ben arrivati. Ben arrivato. Grazie. Presidente, Avvocato Lado, allora benvenuto qui su questo palco. Io le faccio subito una domanda. Qual è, anche alla luce degli effetti dell'emergenza Covid 2019, lo stato di salute del sistema bancario italiano e quali le sfide più importanti che ha davanti? Diciamo che nel 2008 le banche non erano così solide, per cui i regolatori ci hanno fatto fare una cura da cavallo e quindi abbiamo affrontato questa pandemia con le spalle più robuste e tra l'altro avevamo delle previsioni peggiori rispetto a quello che si è verificato attualmente, forse grazie anche alle garanzie dello Stato e alle moratorie, per cui se avete visto le semestrali che sono uscite di recente in settembre sono tutte molto buone. Questo però non ci permette di abbassare la guardia perché speriamo che nel futuro non ci siano delle sorprese, ma prevediamo che ci siano ulteriori crediti in sofferenza, NPL eccetera, e quindi dovremo mettere del fieno in cascina per poter superare anche questo momento che potrebbe diventare più difficile di quello che rispetto a quello che stiamo vedendo oggi. Per quanto riguarda, se, non so se avete visto, il margine di interesse diminuisce, aumentiamo un po' le commissioni, quindi noi dobbiamo essere sempre più vicini al cliente, perché soprattutto le banche come le nostre, che è una banca territoriale, dobbiamo soddisfare le esigenze del cliente e renderci disponibili a tutte quelle che sono le loro esigenze. Prima ha parlato la dottoressa Gritti per Tamburi, ecco, quello è il nostro cliente primario e noi viviamo solo per servire la Tamburi, la TIP. No, sto scherzando, noi come banca siamo su clienti più forse più per le PMI eccetera. E in futuro anche questo, diciamo, questa Covid ci ha spinto ad aumentare quello che è la tecnologia, quindi la tecnologia per noi serve per dare facilitazione al cliente ad accedere ai nostri prodotti, ad accedere a quello che sono i servizi che la banca può dare. Credo che un minuto, ho parlato già troppo, no, ringrazio. Grazie, e mi scuso se vi ho annoiato. Ma allora, pregherei Corinna Zurnedden di leggere la motivazione per quale consegniamo il premio. Conferiamo il primo Italia in Forma 2021 a Stefano Lado. Per la sua attività nell'ambito non solo del gruppo Desio, ma più in generale nel panorama bancario italiano, a favore di un'attività creditizia e finanziaria che si innovi costantemente interpretando i nuovi bisogni al passo con l'evoluzione economica e sociale, ma che resti ancorata ad alcuni valori chiave come un profondo radicamento territoriale e il dialogo costante con la clientela, improntato sulla fiducia e sulla capacità di costruire valore insieme. Complimenti. Grazie. Congratulazioni. Il premio, Presidente. Accidenti. Eccolo. Ecco le foto. Insomma, eccoci. Grazie, Presidente. Grazie. Bene, allora andiamo avanti, terminiamo le foto, ecco. E bene, a lei. Chiamiamo allora sul palco Mauro Alfonso, amministratore delegato di Simest, società del gruppo CDP, dal 1991 sostiene le imprese italiane che vogliono crescere all'estero. Ben arrivato, allora, buonasera, grazie di essere qui. Io ho subito una domanda, quindi la facciamo subito. Dottor Alfonso, Simest è tra le prime istituzioni a tradurre in azione le direttive del PNRR. Si può affermare che la rivoluzione della finanza agevolata per l'internazionalizzazione è cominciata e segnerà in modo profondo anche gli anni a venire, quelli si spera Covid-free? Allora, buonasera a tutti e grazie innanzitutto per avermi onorato di questo premio. Sicuramente far parte di questa schiera di manager mi onora molto.
venendo alla sua domanda, più che di rivoluzione parlerei di evoluzione. E mi piacerebbe, prima di provare a dare una risposta, darne un po' le dimensioni quantitative. Nel corso del 2020, Simes, come tanti altri, direi tutti i soggetti economici, è stata investita da uno tsunami molto violento, al quale ha dovuto necessariamente reagire. Per darvi una dimensione dello sforzo fatto, posso citare 4-5 numeri che appunto danno la misura. Nel corso del 2019, anno tra virgolette normale per Simest, il numero di imprese servite era meno di 1000 e il totale di risorse impiegate nella finanza agevolata è stato di 290 milioni. Dall'inizio del 2020, quindi dallo scoppio della pandemia, ad oggi abbiamo servito circa 20.000 aziende con un complessivo di domande ricevute di oltre 6 miliardi e mezzo. Questo è stato uno sforzo titanico e devo sottolineare una cosa non banale, che l'abbiamo fatto contando su dei colleghi straordinari che soprattutto nel 2020 hanno lavorato da remoto in condizioni di incertezza totale, e quindi volevo segnalare che chiunque di noi calca questo palco porta con sé decine, centinaia di persone che meritano quindi il riconoscimento che noi riceviamo per merito loro, perché come è stato già detto nulla si fa da soli e posso dire che le istituzioni possono contare su persone di livello molto molto elevato. Altra cosa che ci insegna questo periodo così strano è il fatto che appunto la rivoluzione debba essere un'evoluzione. Abbiamo imparato che le istituzioni possono reagire in maniera molto repentina alla sollecitazione del mercato e al variare improvviso degli scenari di riferimento. Quindi abbiamo potuto farlo perché abbiamo le capacità per farlo noi come tante altre istituzioni. Abbiamo imparato a lavorare in squadra, la costituzione del patto per l'export nel quale siamo presenti insieme al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, a SACE e a ICE, ha dimostrato come ogni giorno tante istituzioni possano cooperare in maniera sinergica e fattiva per il benessere del Paese. I dati dell'export che abbiamo appena registrato sono dati eccellenti, che portano le esportazioni del nostro Paese al di sopra dei livelli pre-pandemia. E quindi ulteriore lezione è quella del poter fare sistema. Noi abbiamo trovato un modo per farlo e credo che sia di utile esempio per tutte le istituzioni del nostro Paese. E abbiamo intenzione di continuare su questo binario. Siamo chiamati come Simes forse tra i primi in Europa addirittura a dover erogare fisicamente la prima tranche del PNRR. Abbiamo ricevuto 1.200.000.000 per fare questo. Il nostro obiettivo è di deliberare tutto questo importo entro il 31 di dicembre. Abbiamo già ricevuto 5.000 domande da parte delle aziende per un controvalore complessivo di circa 800 milioni. Rimangono quindi delle risorse disponibili che contiamo di impiegare entro le scadenze che ci siamo dati e questa sarebbe una operazione quasi da record a livello europeo che ci impegneremo a portare a termine con successo. Benissimo. Quindi per rispondere alla sua domanda in maniera sintetica, l'evoluzione che noi vogliamo proseguire e sviluppare è quella di essere capaci di essere reattivi rispetto al Paese e possibilmente anticipatori rispetto a esigenze delle nostre aziende, cercando di stimolare ed indirizzare quello che presumibilmente può essere anche un contributo nel ricercare e supportare i vantaggi competitivi del futuro e per i prossimi decenni. Benissimo. Grazie. Grazie, grazie, grazie dottor Alfonso, per questa iniezione di fiducia. Sì. Oltre che di risorse, chiederei ad Antonella Dragotto di leggere la motivazione. Conferiamo il premio Italia in Forma 2021 a Mauro Alfonso per aver gestito con grande efficacia, in qualità di amministratore delegato, il fortissimo potenziamento dello strumento di finanza con cui Simest supporta la ripresa economica delle imprese italiane che operano anche all'estero e in particolare delle piccole e medie imprese, dimostrando la capacità di Simest di contribuire all'emanazione di leggi
di innovare gli strumenti, di snellire procedure di accesso alle risorse nella direzione delle aspettative delle aziende, permettendo alle imprese italiane di intercettare appieno la fase di ripresa internazionale post-Covid. Grazie. Congratulazioni. Allora, salutiamo il dottor Alfonso e andiamo avanti. Abbiamo parlato di qualche novità e qualche sorpresa. Con molto piacere volevo parlarvi di un'iniziativa assolutamente inedita proposta da Novartis. Sto parlando del Museo Digitale della Storia del Metodo Scientifico in Medicina, o più semplicemente conosciuto come MUDIMED. Ma ve lo raccontiamo meglio con un video. Esatto. Degli oggetti in cui viene rappresentata per la prima volta la nostra anatomia, degli strumenti magnifici provenienti dagli scavi di Pompei. Una delle più antiche descrizioni di un'epidemia è quella che lo storico greco Tucidide fa della peste di Atene. Si trova nell'opera Anatomia del 1316, un medico che estrae la cuspide di una freccia dalla coscia di Enea, edito da Johannes de Ketam. C'è una storia che voglio raccontarti, il bambino di Fidene. Una vanitas, vanità. La teurgia è ciò che viene prima di Ippocrate, IV secolo. Verso il futuro della medicina di frontiera, medicinali di terapia avanzata. Nasce MUDIMED, un museo digitale del metodo scientifico in medicina. L'iniziativa è stata avviata da Novartis Italia con la collaborazione del Ministero della Cultura insieme al Ministero dell'Università e della Ricerca, con il prezioso supporto di Google Arts and Culture. Abbiamo così costituito un comitato scientifico multidisciplinare di studiosi e comunicatori, ed è stato coinvolto anche un primo nucleo di musei, biblioteche, luoghi della cultura, destinato ad ampliarsi nel corso del tempo. Vi auguriamo dunque un buon viaggio nella millenaria storia del metodo scientifico, perché la medicina è civiltà. Allora, io inviterei qui sul palco Gianluca Ansalone. Gianluca è Head of Public Affairs di Novartis Italia, che ci racconterà qualcosa di più riguardo questa meravigliosa iniziativa. E quindi lascio a te la parola, Gianluca. Grazie mille per l'invito e per l'opportunità, di cui siamo, devo dire, particolarmente orgogliosi. MUDIMED è stato inaugurato pochi giorni fa, alla presenza del ministro Franceschini, con un taglio del nastro reale, ma proiettato in realtà aumentata in maniera virtuale, perché il museo è totalmente virtuale, è accessibile a tutto il pubblico attraverso l'indirizzo www.mudimed.it. Perché Novartis Italia ha deciso di intraprendere questa iniziativa in accordo con le istituzioni? Perché dal nostro osservatorio una delle cose più terribili che ha fatto, tra le tante, questo virus è strappare definitivamente il rapporto di fiducia tra cittadini, politica e scienza. Ce ne stiamo accorgendo drammaticamente anche in questi giorni. Questo rapporto di fiducia tra questi tre attori essenziali per una democrazia era già in crisi prima del virus, ma posto sotto lo stress della pandemia rischia di strapparsi definitivamente. In particolare, per quanto ci riguarda, è il tema della fiducia nella scienza, nel metodo scientifico, il tema più importante per la costruzione della nostra comunità, per la propria forza nel futuro. Secondo la Commissione europea, un'adeguata alfabetizzazione scientifica è il prerequisito
perché i cittadini possano partecipare in maniera consapevole alla vita democratica del paese. E purtroppo l'Italia figura ancora troppo in basso nel tasso di alfabetizzazione scientifica, ma soprattutto, mi viene a dire, di passione e interesse per la scienza. Una buona notizia la troviamo proprio nella pandemia. È ritornata una passione per la scienza, un interesse per il metodo scientifico, ed è questo l'investimento più importante che dobbiamo fare. Per cui, se anche un solo giovane, attraverso questo museo della storia del metodo scientifico, che associa le grandi opere d'arte del passato, messe a disposizione dallo straordinario patrimonio museale che abbiamo in Italia, con il racconto di divulgatori scientifici e di scienziati sulla capacità di trovare nuove soluzioni a sfide inedite. Bene, dicevo, se anche un solo giovane, un nostro concittadino, si sarà avvicinato alla passione per la scienza attraverso questo progetto, beh, allora avremo sicuramente reso un ottimo servizio per il futuro del nostro paese. Grazie a tutti. Grazie Gianluca, c'è bisogno di iniziative. Grazie davvero. Grazie. Andiamo avanti e conferiamo adesso il premio Startup dell'anno. E quindi chiamerei Valentina Cerolini, CEO e co-founder di Bisatto. Bisap è l'innovativo marketplace digitale per vendere e acquistare arredi di design iconici e second hand di alta gamma. Ha chiuso proprio ieri un nuovo round di investimento da 1,4 milioni di euro. Congratulazioni. Grazie. Benissimo, allora. E benvenuta. Benvenuta. Grazie. Io approfitto, ho visto che è arrivato in platea il ministro Renato Brunetta, quindi colgo l'occasione per salutarlo. Grazie ministro di essere qui. Buonasera ministro. Grazie. Benissimo. Allora, Valentina, le faccio una domanda. Parliamo di Desap. Lei in molte dichiarazioni ha evidenziato gli aspetti legati alla sostenibilità del vostro business. Ecco, ci vuole spiegare come e perché il vostro business è sostenibile? Sì, buonasera a tutti, grazie per questo invito, per questo premio da parte mia, ma anche da parte di tutto il team che è dietro di SAP. Alla fine siamo un gruppo di giovani talenti che provano a fare innovazione e ci stiamo riuscendo. Noi siamo appunto una startup che nasce come marketplace per diciamo servire la compravendita di arredi iconici usati di alta gamma. Siamo sostenibili perché fondamentalmente allunghiamo quella che è la vita utile di questi arredi che sono ben fatti, sono manifatture italiane e possono durare davvero tanto tempo. Quindi fondamentalmente allungando questa vita utile evitiamo la produzione del nuovo in eccesso, ma anche lo smaltimento eventuale di questi pezzi d'arredo. Siamo una startup innovativa, stiamo crescendo, abbiamo chiuso un round, quindi gli investitori ci danno fiducia, siamo davvero molto contenti. Come azienda abbiamo preso un impegno ambientale verso la sostenibilità, ma anche sociale. E infatti abbiamo redatto un manifesto di sostenibilità in cui abbiamo messo nero su bianco questo impegno come startup. Quindi siamo molto contenti. Benissimo, la ringrazio allora. Grazie, grazie. Grazie. Bene, allora io invito a leggere la motivazione Federico Fabretti. Bene, allora conferiamo il premio Italia Informa 2021 a Valentina Cerolini per aver fondato nel 2017 Disap e averla fatta rapidamente crescere portando in pochi anni l'azienda a contare su una community internazionale di 10.000 utenti e oltre 500 venditori. Un'intuizione imprenditoriale che ha come mission quella di dare al design una seconda vita. Nella decisione di assegnare il premio hanno contato in modo sostanziale, oltre alla valenza dell'idea imprenditoriale in sé, l'approccio sostenibile, come abbiamo detto, basato sul riuso e la scalabilità del modello. Grazie. Grazie. Ci fa molto piacere come Italia Informa premiare aziende giovani, start-up, quindi insomma, complimenti. Grazie. Io invito la dottoressa Monica Cassano, che è responsabile Public Affairs, Relazioni Esterne e Comunicazione di El Venture Group, a consegnare il premio a Valentina Cerolini. El Venture è uno dei principali attori dell'ecosistema italiano dell'innovazione. Grazie, Monica.
Benissimo. Una domanda per la dottoressa Cassano. A che punto è l'Italia? Come sta crescendo l'ecosistema startup, visto che voi insomma ne seguite tante? Allora, grazie per l'invito. Allora, l'ecosistema startup sicuramente sta crescendo, anche se ci troviamo ancora oggi ovviamente in un forte ritardo rispetto ai nostri competitor europei. Basti pensare che siamo dove si trovavano la Francia e la Spagna 5 anni fa. Detto questo, vediamo i primi segnali positivi. Il primo semestre del 2021 sono stati investiti in startup italiane più di 505 milioni. È triplicato rispetto al primo semestre del 2020. Inoltre il governo ha a cuore questo settore e lo ha fatto, diciamo, lo fa attraverso CDP Venture Capital, è uno stanziamento di ulteriori 2 miliardi. Quindi siamo convinti che per startup come quella di Valentina, che hanno un'origine italiana, ma anche una propensione, una scalabilità, una voglia verso l'internazionalizzazione, con attenzione su attività cruciali come per esempio la sostenibilità, sia il momento giusto per scalare il mercato e diventare le aziende un po' del futuro. Quindi siamo positivi. Benissimo, grazie allora, grazie davvero. Grazie, a voi. Grazie ancora. Complimenti. Grazie. Grazie. Il rito della foto. Foto di rito. Benissimo, allora andiamo avanti. E chiamerei l'avvocato Vito Cozzoli, presidente ed amministratore delegato di Sport e Salute. Vito, accomodati. È un'azienda pubblica partecipata totalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha il compito di promuovere lo sviluppo dello sport in Italia. Avevamo detto sintetici, più di così si muore. Benvenuto. Benvenuto. Buonasera a tutti. Benvenuto, Presidente. Allora, io le faccio una domanda. In termini di ripartenza del Paese, sia a livello sociale che economico, quale sarà il contributo di Sport e Salute? Ma innanzitutto io voglio ringraziare per il premio, è un riconoscimento importante non per me ma per l'azienda. Approfitto per salutare tanti amici con cui ho condiviso un pezzo di strada nei primi miei 30 anni al servizio delle istituzioni. Adesso da un anno e mezzo ho raccolto una sfida manageriale alla guida di Sport e Salute. Prima si parlava di startup, anche Sport e Salute è una startup a 2 anni di vita, però svolge un ruolo cruciale, direi strategico, nell'ambito sportivo, ma non solo, perché Sport e Salute è una doppia anima, un'anima sociale e un'anima industriale. L'anima sociale si declina ovviamente nella erogazione dei contributi agli organismi sportivi. L'anno scorso abbiamo gestito 400 milioni che hanno consentito anche il raggiungimento dei tanti allori estivi che ci hanno fatto gioire. Significa aver erogato nell'anno e mezzo della pandemia 1 miliardo di euro ai collaboratori sportivi, i nostri maestri, i nostri istruttori che sono un po' l'ossatura sociale e civile del nostro paese, con 1 milione di bonifici, ma significa anche e soprattutto promuovere lo sport dove lo sport ancora non è un diritto. Quindi i nostri progetti sui quartieri disagiati, per le categorie vulnerabili, per lo sport di tutti e per tutti, e soprattutto nella scuola. Io ho raccolto un'eredità molto pesante. Siamo il 5º paese più sedentario d'Europa. Non regaliamo ancora un'ora di educazione motoria ai nostri figli nella scuola primaria. La legge di bilancio, fortunatamente, dal prossimo anno prevederà per la 4ª e la 5ª l'insegnante di scienze motorie. Sport e Salute invece nel frattempo è scesa in campo con un piano straordinario, 17 milioni di euro, 1,5 milioni di bambini coinvolti, il 60% della popolazione scolastica, 76.000 classi. Ma accanto all'anima sociale c'è l'anima industriale, che significa eventi sportivi. Noi organizziamo gli internazionali di tennis, il concorso ippico di Piazza di Siena, i mondiali di skateboard, in questi giorni Next Gen a Milano, ATP Finals la prossima settimana. Ma come veniva detto prima, a mio avviso lo sport può fare un salto di qualità attraverso l'innovazione. Fra qualche giorno lanceremo un'app, MySport e Salute è un grande contenitore che speriamo
anche voi vogliate condividere. La scorsa settimana eravamo a Dubai a lanciare insieme al Fondo Nazionale Innovazione CDP Ventures, che prima veniva citato, un incubatore di startup innovative al For Italico che vuole diventare la Silicon Valley. E in termini anche di attrazione del turismo, oggi, stamattina, abbiamo lanciato il tour dello Stadio Olimpico, un'occasione per i bambini, per gli appassionati, per i turisti. Vi aspettiamo al For Italico e allo Stadio Olimpico, che vi assicuro è una bellissima esperienza emozionale. Grazie. Grazie a voi. Davvero. Allora, la motivazione sarà letta da Rosalba Benedetto. Grazie. Conferiamo il premio Italia in Forma 2021 a Vito Cozzoli, amministratore delegato e presidente di Sport Salute, per aver dato nuovo slancio e stabilità a Sport e Salute, gestendo con capacità operative l'ampliamento delle sue competenze anche in un periodo difficile come quello del Covid-19, ancorandola saldamente alla mission dell'inclusione sociale, aiutando sia il campione che il debuttante, tracciando un futuro di sport e salute come una sport industry fatta di tante fonti di sostegno: il pubblico, il privato, l'allargamento del numero dei tesserati, la valorizzazione degli asset dell'azienda come il parco del Foro Italico. Congratulazioni. Grazie. Vito, te lo meriti. Grazie. Grazie Presidente. Grazie. Grazie. Bene. Bene, allora adesso chiamiamo il dottor Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR. Arca Fondi SGR è tra le principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia, che nei PIR detiene una quota di mercato di circa il 12% e che gestisce oltre 33 miliardi di euro di masse. È stata eletta tra i migliori gestori italiani, tra i top gestori fondi PIR nel 2021. Grazie di essere qui, dottor Loser. Grazie, grazie, grazie. Sono molto orgoglioso e onorato di questo premio, di essere qui. Grazie, congratulazioni. A me l'onore di una domanda molto semplice. Qual è la situazione in Italia del risparmio gestito e che scenari vede in prospettiva? La situazione in Italia del risparmio gestito è particolarmente rosea. Noi oggi in Italia abbiamo circa 4.500 miliardi di ricchezza finanziaria privata. Il risparmio gestito ne ha circa 2.500 di questi 4.500 miliardi. Abbiamo circa 2.000 miliardi che stanno fermi sui conti correnti delle banche, che in qualche modo, a fronte di quello che sono state le conseguenze della, diciamo, crisi del debito del 2011 e successiva, hanno in bilancio molti più titoli di Stato rispetto a finanziamenti all'economia. Credo che la sfida del risparmio gestito e in generale dell'assetto istituzionale del risparmio in Italia sia di cercare di canalizzare queste enormi risorse finanziarie di cui l'Italia dispone più verso l'economia reale, per in qualche modo compensare il deleveraging che c'è stato nelle aziende italiane a fronte delle necessità di capitale e di solidità del sistema bancario. Quindi noi abbiamo tolto benzina in qualche modo alle imprese, specialmente quelle eccellenti, che hanno avuto problemi di finanziamento e hanno rinunciato a molti investimenti. L'abbiamo pagato in termini di minore crescita come paese, però poi abbiamo 2.000 miliardi che stanno sui conti correnti delle banche, che non possono essere messi a frutto per i vincoli di capitale che il sistema bancario ha. Benissimo. Quindi non è una leggenda, siamo un popolo di risparmiatori. Sì. C'è metà della ricchezza del paese sui conti correnti delle persone. Allora,
chiamiamo ed è già presente Pierpio Cerfogli per leggere la motivazione del premio. Conferiamo il premio Italia in Forma 2021 a Ugo Loser per aver contribuito in maniera determinante in qualità di amministratore delegato a far divenire Arcafondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia, caratterizzata dalla capillarità sul territorio e per aver inoltre costruito una realtà lungimirante e responsabile, punto di riferimento sul fronte degli investimenti sostenibili. Complimenti vivissimi. Grazie. Grazie, molto. Ecco qui, a lei. Grazie. Grazie e complimenti. Grazie a lei, congratulazioni. Benissimo, allora... Surprise. Sorpresa, un'altra sorpresa. Sì, perché Italia in Forma non è solo economia, finanza, politica, ma è anche arte e cultura. E difatti lo scorso anno abbiamo partecipato alla realizzazione di un cortometraggio di un artista meraviglioso che tutti conoscete e siamo contenti di condividere con voi questa sera la sua opera e di cui è autore, regista e interprete. E quindi farei partire il nostro cortometraggio. Totale dei nostri cittadini attualmente positivi è 66.414, purtroppo le persone decedute sono 969, di cui 50... Pronto, Raffaella? Ciao, sono Filippo. Come va? Io non so, siamo tutti ai domiciliari. Ascolta, hai visto qualcuno durante questo lockdown? Un disastro. Senti, Raff, ma che ne direste di venire qui da me? Facciamo una cosina, Lo so che non si può, ma prendi un tassì. No, i tassì non li fermano, credimi, non lo so. Come lo facciamo? Beh, troviamo una posizione consona, non invasiva, e con la mascherina, in piena sicurezza, Che ne dici? Dai. Ah, Dio, non te la senti. Non ti piace il rischio, non lo so, d'altra parte, vabbè, non ci ho provato. Thank you.
Oi, Lauretta, ciao, come stai? Che si dice da quelle parti? Beh, sì, certo, ma tutti segregati in casa. Sì. Senti, ma sei sola? Che stai facendo? Alla, cotolettina col purè, buono. È la mia preferita. Sì, anche io sono ingrassato 2 chili. Senti, ma sesso l'hai fatto in questo periodo? Ah, beh, ti capisco a chi lo dici, ma certo. Senti, Laura, ma perché non vieni qui da me? Prendi un bel tassì e vieni. Ma non ti preoccupare, se ti fermo, sai che fai? Prendi le cotolettine col purè, te le porti con te, e se dovessero fermarti, dici che le porti a un amico che ha dei problemi di ambulazione, che deve essere accudito, hai capito? Non è tutto regolare, non stanno nel, con, no? No, Come? Una sega, no? Sì. Ma sono anni che non me le faccio. Sì, no. Grazie del consiglio, sì. Comunque io ci ho provato, e poi non è che mi dici... Ascolta, vabbè, ci vediamo quando finisce quest'incubo, eh? Ok. Ciao Laura, ciao, grazie, ciao, 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 ciao. Che palle. Adesso niente, un po' di vino. Siamo pronti, siamo pronti. Vediamo un po' qua. Questo non è male. Così. Eccoli. Ecco. Dai, dai, dai. Chi è? Pronto? Ah, Luigi, ciao. Come sto? Come tutti stiamo? Non stiamo. No, sto leggendo un libro. Sì. Niente, ho appena ripreso in mano 100 anni di solitudine. Come? Adesso su Rai 1. No, è spenta la televisione. Dice una cosa che vale la pena vedere. Sì, adesso. Ti ringrazio. Ma ti chiamo. Ti posso chiamare dopo? Grazie, grazie del consiglio. Ciao, ciao, ciao. Ai, ai. Ecco, bello. Ce ne andiamo un po'. Così. Bello. Oh my God.
E furono presi da grande timore e si dicevano null'altro. Chi è dunque costui? E anche il vento e il mare gli obbediscono. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre, per Cristo il nostro Signore. Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Perché avete paura? Non avete ancora fede? L'inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Allora qui sul palco Alessandro Haber. Sente? Buonasera Alessandro. Grazie, mi dispiace non andare sul palcoscenico, anche perché io ci sto bene di sopra di solito, solo che mi sono operato una settimana fa al ginocchio e è la prima sera che esco, per cui sono cazzi, ecco, volevo dirvi. Grazie di essere. No, volevo fare una riflessione. Io, industriali, presidenti di banche, giustamente, che danno lustro al nostro paese, con la finanza, con i soldi, con gli investimenti, ecco. Io invece la mia vita invece è investire sulle emozioni, questo ho fatto sempre. Volevo dirvi questo, che hanno un valore che fa riflettere e pensare, e volevo dire questo, il premio l'ho vinto l'anno scorso io. Due anni fa l'ho vinto, sì. Due edizioni fa, sì, per la verità, quest'anno c'era un panno fino. Ah, come una brava. Però Alessandro ha fatto 3 su 3. Cosa sì, ho fatto? Aspetta, io metto di qua. 3 su 3. I tre premi d'Italia in forma in presenza, tu sei stato presente tutti e tre. Ah sì, ah sì, perché sono amico di Demetrio, questa bellissima donna, insomma, mi costringono a venire. Io, ma ascolta, vabbè. Alessandro, ci vuoi raccontare un pochino questo? Ma ho cercato di volevo unire sacro e profano in qualche modo. Allora io, veramente, eravamo tutti in casa, ve lo ricordate, no? E ho detto, ma c'è nella televisione, il Papa. E questo vuoto, questa pioggia, questa... quello che voleva comunicare al mondo intero, era un pieno. Forse non è mai stata così piena San Pietro come quella. E mi sono commosso.
perché poi ci sono tanti muri dentro di te, insomma, e meno male che mi commuovo. Allora ho detto, io devo raccontare questa cosa, come cazzo faccio? Allora ho pensato, giochiamo sulla trasgressione. Chi non si è toccato durante il lockdown? Siamo tutti toccati, uomini, donne, diciamoci la verità. Allora mi sono detto, sai che c'è? Raccontiamolo, però avevo bisogno di trovare il materiale. Dove lo trovo? Chi me lo dà? Ho chiamato Pupi Avati, con cui ho fatto 7-8 film, il grande Pupi. E ho detto, ma tu conosci qualcuno della... Mi è molto legato al Vaticano, conosce delle persone, e mi ha dato un paio di telefoni, tra i quali il senatore, quello che era direttore della Rai, di Rai 3 tanti anni fa, si chiama Ruffini, l'ho chiamato, mi ha ricevuto, gli ho fatto vedere, dico, prima di farti vedere, di parlarti di questo corto, ti voglio far vedere un altro corto che ho fatto, molto bello, si chiama Il Gioco, potete vederlo su Rai Play, e sugli abusi che fanno i genitori sui figli, è molto tosto, è bellissimo, ho vinto tanti premi, insomma. Allora, poi gli racconto, lui vede il corto, dice, ma complimenti. E poi gli racconto questa storia. Lui mi fa, devi assolutamente farlo. Perché ha capito che lì vince un'altra cosa, vince l'amore per la cosa lì, indefinibile, insomma, è quello che è. E sono molto felice di questo, insomma, mi fa piacere. Approfitto per... Mi fai una domanda? No, finito, io non voglio parlare tanto. Cioè. No, ma io volevo approfittare della tua presenza. Sì. Visto che parliamo di sacro e profano, per introdurre il prossimo premiato. Io invece volevo dire, prima posso dire, posso promuovere qualcosa. Mi è uscita, durante il lockdown, una cosa interessante che ho fatto è un'autobiografia che non l'ho mai fatto nella mia vita, perché la celebrarmi, auto, però mi hanno insistito, non gli avevo fatto, sai che c'è? Tu fermo un anno, la faccio, a parte le pippe, insomma. La facciamo. E devo dire, è uscita una cosa particolarmente forte, una bomba, come sono io. Vi consiglio di leggerla, si chiama Volevo essere Marlon Brando, ma soprattutto Gigi Baggini. Voi direte, chi è Gigi Baggini? Gigi Baggini è un personaggio, finisco, straordinario, che faceva Ugo Toniazzi, l'ho visto, avevo 18 anni, cominciavo a fare questo mestiere, un film di Antonio Pietrangeli con la Sandra Edis, Salerno, non so se l'avete visto. E Toniazzi fa un perdente, un personaggio straziante che mi ha straziato, perché io da ragazzo pensavo di diventare così. E quel personaggio mi ha aiutato a essere cazzuta, a scavalcare le montagne, entrare nelle pozzanghe e uscirne, insomma. E lo porto sempre con me, quel personaggio, come un po' per rassettarlo, per salvarlo, come per dare speranza dei sogni, insomma, in qualche modo. Ma qui quando parlo di quel personaggio parlo degli ultimi, anche, ecco, quelli che arrivano con i barconi, quelli che hanno delle problematiche, che non arrivano a fine mese. Insomma, è un personaggio che mi ha devastato, e fra Brando e lui scelgo lui, perché Brando ha avuto tutto ciò che voleva dalla vita. Leggete, che è molto divertente, è commovente e divertente. Cioè... Alessandro, forse una domanda te la posso fare allora. Fammela. Penso che sei qui. Questo cortometraggio ti ha fatto vincere dei premi. Ho vinto tanti premi, adesso mi dire quali, ma è un elenco. Se te ne ricordi qualcuno. Non mi fa piacere, perché io nella vita sono sempre stata una persona corretta e sincera, hai capito? Senza peli sulla lingua, senza fronzoli, ho detto sempre quello che pensavo e ho pagato spesso anche quello che. E per cui, insomma, sono ben contento, adesso mi piacerebbe fare un film, e il prossimo anno, se volete, riprendo, dopo 2 anni di lockdown, Morte di un commesso viaggiatore, di Miller, un spettacolo meraviglioso, ho fatto 20 reti e siamo fermati, siamo a Quirino per 2 settimane, o a Milano, chi a Milano, a Franco Parenti, non ve lo perdete, perché io non faccio cose brutte, mi fa infabile. Lo sappiamo. Posso dire una cosa? Sì, assolutamente. Perché io non avevo visto il corto, mentre lo vedevo... Mi è venuta in mente una cosa, e mi è tornato in mente un film dove Alessandro faceva una parte non da protagonista, credo che fosse uno dei primi film di Pieraccioni, credo che fosse I Laureati, sì. E tu facevi un professore. Un personaggio meraviglioso. E a un certo punto Pieraccioni dice, no, ma lasciali perdere quei due, perché questo professore si era legato a una strana coppia. E lui gli dice, ma lo sai chi c'è? Tu mi sai fare il giro corto, io con loro faccio il giro lungo, bellissimo. Ecco, con Alessandro si fa sempre il giro lungo. Grazie, sei molto carino, grazie mille. Sì, mi è venuta in mente questa. Grazie. Vedi, io sono veramente emozionato, vedi, sto tremando, perché poi magari mi scappa una cazzata, non vorrei, meglio andare via subito. Senti Alessandro, mi permetti di chiamare una persona che tu conosci? Sì, chiama chi vuoi. Sì, che lo conosci. Monsignor Lucio Adrian Ruiz, segretario di Castero della Comunicazione del Vaticano, che è il nostro prossimo premiato. Vieni, Lucio. Buonasera.
Buonasera, so come che va? Vi siete conosciuti. Grazie a voi, grazie a tutti. Bene. Accomodati, siamo tutti qui sulle scale. Siamo qui, ci siamo accomodati qui sotto. Brevemente, di Castello della Comunicazione, mi fa piacere dire di che cosa si occupa. È stato istituito da Papa Francesco con lettera apostolica del 27 giugno 2015 in forma di motu proprio. A Dicastero è affidato il sistema comunicativo della Santa Sede ed è quindi referente unitario dei processi comunicativi sempre più complessi e interdipendenti nell'attuale scenario mediatico. Bene, e non so, forse Andrea voleva fare un... Devo fare una domanda, mi è saltato... La faccio io se vuoi. Ma la domanda, ringraziare... Sì. Sono un po' commosso perché io l'avevo visto assieme a te nel Dicastero e mi ero commosso moltissimo, no? E penso che quell'evento ha toccato l'umanità intera, no? La EBU l'ha certificato come 2 milioni di persone l'hanno visto in tutto il mondo, no? E penso che ha significato quello che a me mi piace chiamare come la camminata della speranza, perché non è qualcosa legato al Covid, ma è legato alla sofferenza umana che cammina verso la speranza. E tu l'hai significato di una maniera talmente profonda che quel giorno mi sono commosso molto e adesso sono commosso di nuovo. Quindi grazie. Spero dopo questo corto di guadagnarmi almeno il purgatorio. Lo tramitiamo. Se siete d'accordo, io farei leggere direttamente ad Antonella Azzaroni la motivazione del premio. Non Vai c'è bisogno Antonella, grazie. Domanda. Allora, conferiamo il premio Italia in Forma 2021 a Monsignor Ruiz per il suo impegno intelligente e costante nel ripensare il sistema comunicativo della Santa Sede in maniera coerente nella necessità della comunicazione digitale, per il suo contributo alla realizzazione di una piattaforma multicanale e multilingua, intesa come spazio dove promuovere i valori determinanti del pontificato della misericordia e della tenerezza di Papa Francesco. Un sistema comunicativo efficace, ma anche un avamposto prezioso per dare un'etica al digitale, dove operare affinché la tecnologia diventi cultura e abbia sempre al centro la persona umana. Congratulazioni. Grazie. Allora, il premio viene dall'alto, eccolo qui. Però pure grazie a voi, no? Vai. Addirittura. Germana, grazie a voi pure, perché devo dire che quando mi hai chiamato mi sentivo come un pesce fuori dell'acqua, no? Perché è un ambito un po' diverso al nostro, però questo piccolo disagio di stare qua, ricevere un premio che non è per me ma per l'istituzione, ovviamente, si converte per voi in un complimenti, perché sapete percepire e capire la crescita non soltanto negli ambiti importanti della cultura, l'economia, l'azienda, ma pure la speranza nello spirituale. Complimenti. Grazie, grazie tanto davvero. Assieme. Benissimo. Allora, torniamo ai premi. Andiamo avanti, sì. Allora, chiamerei Alberto Gustavo Franceschini Weiss, presidente di Ambro Mobiliare. Ambro Mobiliare è una delle più importanti società di consulenza specializzata in servizi di financial advisory, quotata all'AIM di Milano, che propone servizi di consulenza in tutte le aree della finanza strategica. Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenuto Presidente. Grazie, sì. Sono onorato
di essere qui, quindi grazie a tutti. Grazie. Allora io le faccio subito una domanda. In Italia c'è un enorme iceberg di risparmio congelato nei depositi. Che cosa fare per scongelare questo iceberg e fare in modo che il risparmio affluisca maggiormente al sistema economico produttivo, sostenendo così lo sviluppo? Ma allora, già l'Oser ha parlato prima di questa enorme disponibilità di denaro, si parla appunto 4.500 miliardi, anzi gli ultimi dati parlavano di 4.800 miliardi di risparmio, di ricchezza finanziaria, di cui 1.500-1.300 in depositi, quindi soldi che rimangono sui conti delle banche e non servono a niente. Però diciamo che le gestioni, comunque, come ha stato già detto prima, hanno contribuito a prendere una parte di questa ricchezza finanziaria, i gestori li hanno utilizzati e li stanno canalizzando verso il mondo dell'economia reale. Certo è che molti di questi risparmi non vanno a finire, anzi la maggior parte di questi risparmi non vanno alle piccole e medie imprese, che è l'ossatura del nostro paese. Adesso ci sono alcuni strumenti che sono stati introdotti recentemente, negli ultimi anni, i PIR alternativi, gli ELTIF. Questi sono degli strumenti che produrranno nel tempo grandi benefici, magari, visto che sono strumenti recenti, in corso d'opera magari qualche aggiustamento, tipo l'elevazione delle soglie di investimento minime, la possibilità di incrementare quello che sono le aliquote fiscali di detrazione per quei fondi che investono solo nelle PMI. Questo sicuramente sono delle manovre che potrebbero portare più risparmio, sciogliere quest'iceberg a favore della piccola e media impresa. Poi ci vuole la canalizzazione, perché se l'iceberg si scioglie bisogna dare la possibilità a questi denari di arrivare alle piccole e medie imprese. Il nostro canale è la borsa. Allora, la borsa oggi, che è passata di proprietà dalla London Stock Exchange a Euronext, è una borsa che è un po' asfittica, perché è meno di un terzo rispetto a quella che è in Francia, mentre noi abbiamo più risparmio dei francesi, e però questo risparmio non ci va, anche perché la borsa è un po' strozzata, cioè oggettivamente tutti gli imprenditori e il mondo che gira intorno alla borsa reputa che ci siano un po' di blocchi, ci sia troppo burocratica, sia eccessivamente costosa, ci siano degli adempimenti superiori al resto del mercato. Allora non è che bisogna inventare molto, basterebbe che l'accesso alla borsa italiana per le piccole e medie imprese fosse esattamente come il resto dell'Europa. Terzo e ultimo punto: non abbiamo solo risparmio degli individui, abbiamo anche il risparmio cosiddetto istituzionale. Sono numeri, come dire, freddi, però, come dire, consentono poi alle imprese di crescere e di aver successo. Il risparmio istituzionale è quello delle assicurazioni, è quello dei fondi pensione. Allora, le assicurazioni italiane gestiscono 1.000 miliardi di riserve tecniche vita. Di questi 1.000 miliardi, 38 vengono investiti in azioni, quindi il 4%. Il resto d'Europa ha investito nel comparto azionario più del 20%. E questo è uno spreco, perché sono soldi che non vanno a finanziare l'impresa. Poi ci sono i fondi pensione. Anche i fondi pensione, siamo intorno ai 180 miliardi, di questi 180 miliardi, 3 miliardi vanno a favore delle imprese italiane nell'azionario italiano, contro più di 30 che invece i fondi pensione versano in investimenti azionari all'estero. Quindi ci troviamo con l'imprenditore, non con l'imprenditore, con l'operaio metalmeccanico che versa la sua quota al fondo pensione, il quale prende i soldi e li va a investire in aziende metalmeccaniche di altri paesi che fanno concorrenza alle imprese italiane. Quindi questo è un po' il paradosso. Quindi abbiamo tanti risparmi, vanno scongelati, bisogna trovare il sistema. Sulla borsa abbiamo quest'anno che scadono gli incentivi alla quotazione per le piccole e medie imprese, quindi lo Stato contribuisce a coprire parte dei costi, e purtroppo questi incentivi scadono quest'anno. Ci abbiamo oggi la fortuna di avere la presenza di un ministro nella nuova legge di bilancio. Questi incentivi non sono stati prorogati per gli anni prossimi, sono stati un grande strumento per far arrivare tante imprese in quotazione, piccole e medie imprese, perché è solo per le piccole e medie imprese, e quindi sarebbe opportuno riuscire nelle pieghe del bilancio a rimettere a disposizione questi incentivi. Quindi nel frattempo grazie ancora, grazie. E sono veramente onorato. Grazie Presidente, pregherei Simona Gelpi di leggere la motivazione con la quale conferiamo questo premio. Conferiamo il Premio Italia in Forma 2021 ad Umberto Franceschini per essere sempre stato, nel corso della sua carriera, un protagonista dell'ecosistema finanziario come manager e come docente di finanza straordinaria,
dimostrando eccellenti doti nel forgiare un team di professionisti affiatati e nel costruire con tenacia una solida base di relazioni con il tessuto imprenditoriale italiano e con il mercato finanziario italiano ed estero. Grazie. Congratulazioni. Grazie. E adesso conferiamo il premio per il personaggio dell'anno. Chiamerei sul palco il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Benvenuto. Buonasera, signor ministro. Benvenuto. Buonasera, ministro. Ben arrivato. Grazie di essere qui. Grazie mille. Io allora le faccio subito una domanda, per la verità ne ho due per lei, quindi comincerei dalla prima. Allora, lei sta dimostrando un grande attivismo e un poderoso sforzo riformista nell'impegno di ammodernare a tutto tondo la pubblica amministrazione italiana. Si ha l'impressione che stavolta possa essere quella buona per curare quella che viene definita la grande malata. Ecco, quali sono i cardini e le principali misure per aumentare la produttività, il che vuol dire efficienza, efficacia e la trasparenza della nostra pubblica amministrazione? Tanto grazie a tutti voi, buonasera. Volevo dire al maestro Haber che mi sono anch'io operato alle ginocchia 2 anni fa, quindi lo posso capire. Vedete, la pubblica amministrazione, dico PA, è un concetto astratto che non induce a grandi pensieri. Se però pensiamo a cos'è la pubblica amministrazione, allora magari qualche pensiero migliore arriva. Sono gli insegnanti dei nostri figli, sono gli infermieri, sono i medici, sono i carabinieri, sono i poliziotti, sono i colletti bianchi, quelli che ci danno la patente, che ci danno la carta d'identità elettronica, quelli che ci danno la licenza edilizia o non ce la danno. Insomma, è questo mondo, come li ha chiamati il presidente Mattarella, i volti della Repubblica, che durante il lockdown sono stati il punto fisso di riferimento di tutti noi. E per questa ragione io dico che la pubblica amministrazione è fondamentale per la nostra vita, ma soprattutto è fondamentale per la gente normale, per la povera gente, per la gente normale, per le famiglie, per le imprese, perché quelli che hanno più forza, più mezzi, la loro pubblica amministrazione speciale se la comprano sul mercato, mentre le persone normali hanno bisogno della maestra, del maestro, del poliziotto, della sicurezza, dell'assistenza. Ecco, far funzionare questi volti della Repubblica, renderli efficienti, ma direi di più, anche efficienza è un concetto un po' freddo. Io vorrei gentilezza e cortesia, che quasi mai noi abbiamo dalla nostra pubblica amministrazione. Gentilezza, cortesia, efficienza, merito, qualità. Ecco, io questo vorrei. Vorrei perché ne abbiamo diritto, vorrei perché ne abbiamo bisogno, vorrei perché dobbiamo diventare un paese meno feroce, più gentile, più solidale. E devo dire che il lockdown ci ha insegnato tante cose, ci ha fatto riflettere a tutti, ci ha fatto riflettere tanto. Il bellissimo corto che abbiamo visto prima, la solitudine. Ecco, noi abbiamo bisogno dello Stato, abbiamo bisogno dei volti della Repubblica e io sto investendo sui volti della Repubblica, perché vedete, la prima cosa che ho fatto quando ho assunto la responsabilità di questo dicastero è stato quello di voler rinnovare loro i contratti di lavoro, perché non si può dire siete i nostri angeli salvatori, siete i volti della Repubblica e poi non si rinnovano i contratti. Sono stato criticato tantissimo perché mi è stato detto
ma ci sono prima le partite IVA, certo. Ci sono prima altri bisogni, eravamo ancora nel pieno della pandemia. Io ho voluto rinnovare i contratti, ecco, andando un po' controcorrente, d'altra parte è una vita che vado controcorrente, e quindi anche dicendovi queste cose, ma soprattutto efficienza, merito. Ecco, una piccola cosa, sto cambiando il lessico dei concorsi pubblici, non c'è più la carta e la penna, sono tutti digitali, non ci sono più manipolazioni, vince solo il merito. Ecco, lei pensi cosa vuol dire per un ragazzo del sud o per un ragazzo della profonda Venezia pensare che può prendere l'ascensore sociale come l'ho preso io da solo? Ecco. Grazie. Questo è un paese straordinario, ministro, è pieno di talento, è pieno di eccellenze, noi premiamo le eccellenze. E non so se lei si ricorda, noi ci siamo visti quest'estate in uno splendido contesto che erano le catacombe di San Callisto, e parlavamo di semplificazione. Noi ne parlavamo perché parlavamo di semplificazione nel settore delle telecomunicazioni, ma le semplificazioni appartengono a tutti i settori, così come il talento e le eccellenze non fanno distinzione di strati sociali, il talento è un dono. Allora, pensando alla semplificazione come concetto grande e astratto, qual è la sua visione rispetto alla ripartenza del paese? Un paese che spesso soffoca il talento tra mille lacci e lacciuoli, e come dire, non si dà delle chance perché ha una zavorra indotta. Vedete, noi adesso abbiamo una grande occasione, perché grazie all'Europa ci sta arrivando una montagna di soldi. Non abbiamo più alibi. Ci arrivano 191 miliardi, poi lo Stato ce ne mette altri 30, 40, per cui una montagna di soldi. E non solo è una montagna di soldi, ma è una montagna di soldi condizionata, è un contratto. Ti do questi soldi se fai le riforme. Questo è il contratto, quello che viene chiamato PNRR, Next Generation EU. Questo è il contratto che abbiamo di fronte. Beh, pensate che situazione straordinaria. Fare quello che avremmo dovuto fare da soli, che non abbiamo fatto in tanti anni di Repubblica, o che abbiamo fatto poco e male, perché la solidarietà dell'Europa, perché una parte di questi soldi, un terzo di questi soldi è regalata, oltre 70 miliardi, gli altri sono prestati a tassi assolutamente convenienti, in cambio di riforme. E cioè una sorta di incentivo a far bene, incentivo ad essere virtuosi. Ecco, abbiamo in mano questa grande occasione, non dobbiamo sprecarla. Ci stiamo lavorando tutti come governo, a partire dal presidente Draghi, e forse è l'occasione della vita del nostro paese. Abbiamo bisogno di fare queste riforme, la semplificazione certamente, ma della concorrenza, del mercato. Abbiamo bisogno di svecchiare questo nostro paese. La semplificazione è una di queste riforme. Posso dire che l'ho già fatta nel mese di luglio, tra luglio e agosto, così come la riforma della burocrazia. Semplificazione vuol dire togliere quello che non serve, togliere le curve, le troppe curve alle strade che portano i nostri diritti, perché la semplificazione è questa. Eliminare la cattiva burocrazia. Questa è la semplificazione. La stiamo realizzando. Abbiamo bisogno di un po' di tempo, non troppo, ma abbiamo bisogno di un po' di tempo per realizzare sempre quell'obiettivo. Stare dalla parte dei più deboli. Perché sono i più deboli che subiscono
le complicazioni o non capiscono. E ho un mio sogno, quello di superare il digital divide che colpisce soprattutto la popolazione anziana, anziana e poco attrezzata al digitale. E il mio sogno, ve lo dico che così diventa un impegno, vediamo se ci riesco, di avere un assistente vocale per tutti gli italiani che lo vorranno, ma soprattutto per gli anziani, che chiamandolo possono dire: mi dici dov'è la mia pensione? Mi dici perché non è arrivata la mia pensione? Mi dici come posso prenotare un esame specialistico? Mi dici come posso fare per accedere a degli incentivi di cui ho sentito parlare alla televisione? Ecco, tutto questo noi lo facciamo andando in rete, facendo una telefonata, informandoci. Ecco, le persone anziane questo non lo possono fare, non riescono a fare, soprattutto le persone anziane sole fanno fatica a farlo. Ecco, a me piacerebbe molto, questo è il mio sogno. Vediamo se ci riesco nei prossimi mesi. Se ci riusciamo, l'anno prossimo le diamo il premio innovatore dell'anno. Dare a tutti loro questo risponditore che ha anche un nome. Elena, che è un bellissimo nome. Grazie. E lo dico per la prima volta perché è il nome di mia madre. Grazie. Chiederei a Marco Forlani di leggere la motivazione con la quale conferiamo il premio al professor Brunetta. Grazie per essere presente e per le splendide parole. Allora, conferiamo il premio come personaggio dell'anno Italia in Forma 2021 a Renato Brunetta per il suo impegno intelligente e volitivo nell'ammodernamento della pubblica amministrazione italiana, al quale ha dato una forte accelerazione grazie alla sua opera di profonda riforma, con l'obiettivo che egli stesso ha riassunto in tre parole, che stasera ha anche ribadito: gentilezza, cortesia ed efficienza. Per la sua attività di accademico fortemente impegnato nella vita economica, politica e sociale del Paese e per la sua costanza e vivace presenza nel dibattito televisivo e nel dibattito politico, anche attraverso un'intensa attività pubblicistica sempre stimolante e originale. Grazie e congratulazioni. Grazie a voi. Grazie. Grazie, ministro. Grazie, grazie davvero. Grazie. Benissimo. Allora, proseguiamo. Abbiamo un premio speciale per la comunicazione innovativa e va questo premio a Intesa San Paolo. Ritira il premio Federica Lupoli, Head of Social Media in New Mexico. Bene, Intesa San Paolo è il più grande gruppo bancario italiano e tra i principali in Europa, con 4.300 filiali e 13,5 milioni di clienti. Il gruppo è impegnato anche a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale. Grazie, grazie di essere qui. Grazie a voi. Buonasera. Federica, perché non ci racconta che cos'è Intesa San Paolo On Air? Ma Intesa San Paolo On Air è la nostra piattaforma digitale di podcast che abbiamo lanciato in pieno lockdown. Abbiamo intercettato questo trend di ascolti in crescita dei podcast, e le persone avevano ovviamente più tempo per ascoltare, per fruire contenuti digitali, e noi quindi abbiamo deciso di lanciarli anche noi. Effettivamente abbiamo visto che poi questi trend in crescita sono diventati una vera e propria tendenza. Nielsen ci dice che quest'anno sono oltre 14 milioni e mezzo gli ascoltatori in Italia, quindi è veramente ormai un dato di fatto che i podcast siano entrati nella vita di tantissimi milioni di italiani, e per noi sono diventati cruciali nella nostra strategia di comunicazione digitale.
proprio perché raccontiamo storie tramite questi podcast, storie di sostegno. Italia in Forma 2021 a Intesa San Paolo. Per aver saputo cogliere in modo originale l'evoluzione della comunicazione digitale, valorizzando quegli elementi della tecnologia digitale che più direttamente possono migliorare la vita di tutti i giorni. Ha così dato vita ad una forma originale di comunicazione e creato un luogo di ascolto privilegiato del panorama culturale, sfruttando appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e facendo emergere domande inespresse presenti sul mercato, grazie ad un'offerta comunicativa innovativa che ha permesso a tali domande di manifestarsi. Complimenti. Grazie, grazie. Io chiamerei il vicepresidente della Camera Ettore Rosato per consegnare il premio alla dottoressa Lupoli per l'Intesa San Paolo. Non so se è presente. No, mi dicono che non c'è. Va bene, allora avrò l'onore di consegnarlo. Grazie, con piacere. Lo stesso. Benissimo, grazie. Grazie. Grazie Federica. Allora. Complimenti. Grazie, davvero. Grazie. Benissimo. E siamo. Abbiamo iniziato col botto e finiamo con il botto. Esatto. Io chiamerei. Conferiamo il premio per l'economia e chiamerei il professor Paolo Savona, presidente della Consob. Economista, accademico, professore emerito di politica economica, due volte ministro, presidente della Consob. Ho detto prima che avremmo provato a sintetizzare, professore, ci perdoni. Io chiamerei. Così non riusciamo. Il direttore Giuseppe Castellini, se. Buonasera, benvenuto. È presente, eccolo. Il nostro direttore responsabile di Italia Informa, un Giuseppe applauso Castellini. Forte. Siamo alla frutta. No. Benissimo. Allora io le chiederei, professore, se può passare il microfono al nostro direttore, così le fa alcune domande. Prego, direttore. Allora, presidente, nel suo ultimo libro, che si intitola Illuminismo economico, sapere aude, il risveglio della ragione per uscire dalla crisi, di Rubettino, editore Rubettino, affronta, tra le altre cose, l'argomento di una nuova architettura istituzionale adeguata ad affrontare, a organizzare i mutamenti, insomma, epocali che sono in atto. Ecco, può delinearci i temi di questo, i contorni di questo tema su cui lei è intervenuto tante volte? E per cui una cosa, perché è intitolato proprio Illuminismo economico e tentando quindi di sollevare, diciamo così, il ritorno alla ragione? Ho scritto quel libro nel momento di massima preoccupazione, se non proprio pessimismo, cioè come era iniziata la pandemia, quindi non si riusciva a capire come saremmo usciti fuori. L'incontro odierno, ultimo l'intervento dell'amico ministro Brunetta, hanno esaminato esattamente la risposta che è stato dato al mio quesito che misi come titolo al libro, un titolo peraltro difficile, sapere aude o sapere aude, quella, secondo la lettura che diamo italiano-latina, insomma, da questo punto di vista. E la mia tesi era, nel momento in cui non si riusciva, guardando la realtà, vivendo questo momento in cui un virus, un qualcosa che non conoscevamo e che forse ancora non conosciamo, ci aggrediva e ci costringeva all'isolamento, abbiamo visto tutte le tappe, compreso i filmati, in quel punto allora ho detto qua bisogna richiamare la forza della ragione, l'illuminismo, ma in particolare il prodotto della forza della ragione, che era la conoscenza. E direi, quelli che si sono susseguiti sul tavolo hanno appunto dimostrato come hanno capito prima di tutto, afferrato il momento, e oggi il pessimismo è superato. Ci rimane ancora una cosa, non so se il ministro è d'accordo, se siete d'accordo. Adesso bisogna sconfiggere il tempo.
siamo riusciti a sconfiggere il pessimismo. Adesso il problema del tempo, che è la misura scarsa, la dimensione scarsa della vita dell'uomo, ci possiamo procurare tutto, escluso il tempo, questo è il punto. Se riusciamo a sconfiggere il tempo e lo sommiamo, direi uno dei punti è quelli sottolineati appunto per la pubblica amministrazione. Le imprese l'hanno già fatta con l'innovazione tecnologica, però c'è tutto un paese che è rimasto indietro, che deve ancora capire, che deve ancora capire che per uscire da qualsiasi situazione la forza della ragione è fondamentale. Ho risposto o ho complicato il problema? Grazie. Senta Presidente, un tema che è rimbalzato anche in uno degli ultimi premiati, ma anche in altri, è questo di poter superare gli ostacoli che impediscono a una parte del risparmio di dirigersi verso il settore produttivo e quindi sviluppare crescita e sviluppo. Ma insomma, quali sono i principali, almeno, che i nodi possono essere tanti, i nodi da sciogliere, cosa poi in concreto si può fare? Io chiedo anche proprio in qualità di presidente della Consob. Ma non posso dire di convenire completamente sulla diagnosi della situazione del risparmio italiano, questo è il punto fondamentale. Ci sono aspetti che vanno presi in considerazione e uno dei primi aspetti sui quali in questi giorni tutti stanno riflettendo, ma in particolare le banche centrali, è quando tu cessi di remunerare il risparmio per cercare di rilanciare l'economia, quello che a un certo punto Keynes chiamava l'eutanasia del risparmio, cioè ti chiedo di far morire il rendimento, però ti do la garanzia che questo tuo risparmio verrà protetto. Allora il fatto che siano andato sui depositi, che di fatto con tutte le garanzie che sono state date alle banche erano i più protetti, la gente è andata dove c'era la maggior protezione, non ha voluto correre il rischio. Siamo nel momento dell'inversione, ma naturalmente il tutto passerà, secondo me, attraverso una giusta remunerazione del risparmio investito presso l'industria, questa è la mia personale posizione. A quel punto, siccome gli investimenti sono più sicuri, il trasferimento dalla liquidità agli investimenti produttivi sarà del tutto naturale. Questo è quindi... Non criminalizziamo il comportamento delle persone. Le persone hanno chiesto sicurezza, liquidità e certezza. La protezione che è stata creata intorno alle banche, dal fondo tutela depositi fino a 100.000 euro, a direi le altre forme di intervento centralizzato che hanno imposto l'aumento del capitale, hanno aumentato i criteri di rigidità nell'utilizzo di questi fondi, ha portato a una maggiore certezza. Il problema è dare la certezza anche dall'altra parte. Quindi il compito delle imprese è fondamentale in questo trasferimento della liquidità oggi esistente, però è un comportamento razionale da parte del risparmio italiano, quello è il punto. Mentre sento che le critiche sono troppo forti, ci siamo, è il momento in cui, sconfitto il pessimismo, lottando contro il tempo, probabilmente riporteremo in equilibrio anche la distribuzione degli investimenti del risparmio. Grazie. Grazie Presidente. Allora, invitiamo Marcello Presicci a leggere la motivazione del premio. Conferiamo il premio Italia in Forma 2021 a Paolo Savona per il suo incessante impegno lungo oltre mezzo secolo come accademico di fama mondiale e per le sue attività pubbliche e private, monetarie e finanziarie di alto livello. I suoi contributi originali sono diventati parte importante della storia del pensiero economico e della sua evoluzione, contribuendo con scelte lungimiranti e anche con battaglie coraggiose e talvolta scomode allo sviluppo del sistema economico e sociale italiano ed europeo. Un premio all'economia, quello che gli assegniamo, che è un premio ad una delle menti più lucide e innovative dell'Italia repubblicana e una carriera eccellente il cui lascito sarà duraturo. Grazie.
Grazie Presidente. Grazie Direttore. Bene. Siamo arrivati alla fine. Sì. Appuntamento all'anno prossimo. Esatto, sì, insomma, crociamo le dita. Io aspetto. Bene. Bene, allora grazie davvero a tutti per la partecipazione, per la presenza. Ringrazio tutti i premiati, tutti gli amici del Comitato Scientifico, gli amici presenti, gli ospiti. E ringrazio Andrea, naturalmente, che ogni anno conduce con me il premio. Grazie e a te. Vi invito poi, al termine ci sarà un breve rinfresco, facciamo un brindisi, dai, ci manca la voce, abbiamo parlato per due ore, facciamo un brindisi insieme. Un brindisi e per insomma, salutarci. Quindi grazie di nuovo. Grazie a tutti. E alla prossima edizione del Premio Italia Informa. Grazie.